Moana rivoluziona l'immagine del mondo della pornografia. Abbatte i confini del cinema per adulti. Diventa un personaggio pubblico, per tutti. È elegante, intelligente, mai banale, mai ordinaria. Non è solo una pornostar, è Moana. Pelle bianca, quasi diafana, bionda, biondissima, gambe lunghe, caviglie sottili, seno prosperoso. Federico Fellini, il grande Fellini, la nota e le offre un piccolo ruolo in Ginger e Fred. Il maestro la chiama la mia Moanina. Fateci un preferito. Dopo il liceo scientifico sono andata a vivere a Roma e mi sono iscritta a una scuola di recitazione. Ho frequentato per 3 anni, però nel frattempo lavoravo, facevo delle puntate di Sereno Variabile su Rai 2, non mi ricordo, e poi un po' di televisione, sì, poi ho fatto teatro con Antonella Steni al Teatro Parioli, tipo 6 mesi, sì, e poi ho presentato un altro programma su Rai 2 per bambini. Un giorno che ho conosciuto un ragazzo americano che mi piaceva moltissimo e faceva l'attore nei film Hard e ha detto: ma mi farebbe piacere che tu facessi la protagonista in un film dove lavoro io. E io, con una spensieratezza unica, ho fatto questo film. Non è che ho deciso di fare i soldi o di campare portando la bandiera del sesso. Mi piace davvero, ci credo. E i genitori cosa potrebbero dire se non dispiacersi? Ne parlavo proprio con mia madre giorni fa, gli ho detto: mi dispiace che ti dispiaccia, ma rifarei tutto ciò che ho fatto. Cosa significa per un'attrice, per un attore del porno conquistare qui un Oscar? Beh, è una gioia, perché in fondo anche noi siamo tanti e quindi vuol dire che c'è stata una scelta. Moana pensano sia un soprannome, invece è il tuo vero nome ed è un nome polinesiano. Sì, è il nome di un'isola, sì, che i miei genitori hanno trovato sull'Atlante. Infatti di solito quando lavoro non lo faccio, quando torno a casa sono stanca. Sto buona, insomma, in fondo è anche giusto nella vita privata avere dei periodi di così. Bisogna riposarsi. Tutto non si può fare. Una santa. Io amo Roma intanto e sentivo questo desiderio di impegnarmi socialmente per la mia città e voglio farlo, insomma, e non è un fatto di pubblicità come molti hanno pensato. Io ho sempre avuto degli uomini pazzescamente gelosi, però quando mi hanno messo davanti a delle scelte ho scelto sempre me stessa. Far nascere una persona e poi doverli far accettare certe scelte credo che non sia giusto, quindi probabilmente non avrò figli. Ce l'ha un suo segreto? Sì, e no, non glielo svelo. Sì. E se no che segreto, eh? Per tutti è soltanto Moana. Moana e basta. Vorrei essere eterna, vorrei non finire mai. Essere sempre così, poter fare mille cose, io... sarebbe una cosa meravigliosa.